Il Parcanove chiude per 2 mesi, 200 posti auto in meno per il centro storico, l'ira dei commercianti che temono un'ulteriore perdita di clienti. Il governo fa arrivare agli enti locali fondi straordinari per compensare le minori entrate a causa del lockdown. Nel Vicentino 29 milioni di euro, 5 milioni per il comune capoluogo. Il difficile autunno sul versante economico. Il sindacato teme che dopo il blocco scatteranno molti licenziamenti. Si moltiplicano le segnalazioni di accattoni che molestano i clienti di bar e ristoranti in centro. Chiesti al comune più controlli. Una persona con disabilità subisce il furto della bicicletta. Tutto il quartiere si mobilita per fargliela riavere e parte anche una colletta per comprarne una nuova. Proposte per nuovi contratti luce e gas con tariffe scontate per l'emergenza Covid. AIM denuncia il proliferare di truffe. Tiene, si staccano calcinacci dal cavalcavia. Un'auto in transito viene sfiorata. La conducente lancia l'allarme. Abbattuta la scuola media Foscolo di Arcugnano, per qualche mese gli alunni saranno ospitati da un istituto di Vicenza. Il 24 e 25 luglio prenota l'appuntamento in Cassa Rurale Artigiana di Brendola per il tuo mutuo casa, mutuo summer. Un'offerta speciale valida tutta l'estate. Vai su crabrendola.it. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione dei nostri notiziari. In apertura, come avete sentito dai titoli, la chiusura di Park Canove, uno dei polmoni della sosta in centro storico. Si prepara infatti a chiudere i battenti per dei lavori di manutenzione da agosto, quindi spariranno in città ben 200 posti auto. E ora insorgono i commercianti, bisogna trovare una degna soluzione, dicono, altrimenti le nostre attività già compromesse dall'emergenza Covid rischiano di chiudere per sempre. Siamo, come commercianti, come soprattutto associazione vetrine del centro, siamo contrarissimi. Il parcheggio di Contracanove chiude i battenti, 2 mesi il tempo previsto, e i commercianti del centro storico sono ora già sul piede di guerra. Da inizio agosto nel park spariranno infatti oltre 200 posti auto. Al loro posto compariranno invece operai e macchinari per mettere a nuovo uno dei polmoni fondamentali della sosta vicentina. Oggetto dell'intervento sarà l'impalcato realizzato circa 20 anni fa e ora fortemente usurato. Ma i commercianti proprio non ci stanno a questa decisione, almeno non in questo momento storico. Le loro attività, già seriamente compromesse dall'emergenza Covid, dicono, rischiano così di morire per sempre. È una fregatura, perché basta, quest'angolo di città sarà morto. In questo momento forse l'amministrazione comunale dovrebbe fare un dietrofront e posticipare questo lavoro. E per 200 posti che se ne vanno, solo una 50ina, quelli che arriveranno in sostituzione per il momento nell'area dell'ex tribunale. 150 i vicentini turisti che quindi nei prossimi mesi potrebbero rischiare di arrivare in centro per una passeggiata senza però trovare parcheggio. Quelle rinunciano a venire, quello è il problema, non è che trovino un'alternativa. O ci danno almeno dei permessi speciali per chi deve ritirare la merce, perché se no ci conviene tenere chiuso addirittura. 50 posti contro i 200 sono praticamente niente e quindi non va assolutamente bene. In qualche modo devono trovare un sistema per quantomeno ridarci i 200 posti. La richiesta all'amministrazione comunale è ora quindi chiara. In primis accelerare i tempi dei lavori trovando più stalli possibili in sostituzione. Nuove soluzioni come quella dell'area dell'ex tribunale che potrebbero diventare nuova linfa per la sosta in centro storico. Quello sarebbe un ideale per l'ampliamento del Canove
nel prossimo futuro, logicamente non tra 30 anni, ma noi lo chiediamo per ieri. E il governo fa arrivare agli enti locali fondi straordinari per compensare le minori entrate a causa proprio della pandemia da coronavirus. Nel Vicentino 29 milioni di euro, 5 milioni invece per il comune capoluogo. Lo Stato interviene a sostegno di comuni, province e città metropolitane, messi in grande difficoltà nei propri bilanci dal lockdown. Il Viminale metterà in liquidazione nelle prossime ore 2 miliardi e mezzo di euro ed è significativa la quota riservata ai comuni vicentini. Questa rata è di 29 milioni, di cui 5 al solo comune di Vicenza. Gli enti locali hanno perso diverse entrate, dall'IMU alla tassa rifiuti, dall'addizionale comunale IRPEF all'RC auto, fino alle multe dei vigili, perché anche quelle hanno gran peso nei bilanci delle amministrazioni. Lo Stato doveva intervenire a fianco dei comuni e delle province e il governo lo ha fatto con uno stanziamento eccezionale che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Il dettaglio dei fondi. All'ente provincia 4,9 milioni di euro, al comune di Vicenza 5 milioni 138 mila euro. Sopra il milione e mezzo Bassano del Grappa e poi cifre importanti anche per Tiene, oltre il milione di euro, Schio 930 mila, Valdagno 660 mila euro e Arzignano 550 mila. Dovremo prima di tutto salvaguardare il bilancio da questo punto di vista, dall'altro utilizzeremo comunque le risorse residue per fare delle iniziative a sostegno delle nostre imprese, in particolare concentrandole su IMU e TARI. E l'autunno che ci attende sarà purtroppo molto difficile per le imprese di tutto il nostro territorio. Il sindacato infatti ora teme che dopo lo sblocco scatteranno molti licenziamenti. È chiaro che c'è stata una forte riduzione della produttività, della capacità di produrre e del mercato sia per l'industria che per tutto il settore del commercio, del turismo. E i riflessi di tutto ciò per i lavoratori non si sono visti in tutta la loro gravità grazie al blocco dei licenziamenti. Ma sarà un autunno caldissimo e il sindacato sa già quali potrebbero essere le prospettive. O riaprono le attività e riusciamo a riprenderci tutti quei pezzi di mercato e di competizione per riuscire tutti quanti, ed è quello su cui vorremmo lavorare noi, a lavorare, a riprodurre lo sviluppo che prima c'era, o altrimenti ci troveremo con moltissimi, una volta cessato questo congelamento dei licenziamenti, ci troveremo con moltissimi licenziamenti per ristrutturazione. Questa è una cosa che ci sta preoccupando moltissimo. Il tessile, settore storico per la provincia di Vicenza, viene indicato da Consiglio come uno di quelli che maggiormente sono in sofferenza. Tessile che ha saltato una stagione, un campionario, che ha saltato una stagione di vendita, diciamolo così, di produzione, di azione e che può essere messo in discussione anche in termini di prospettiva. I posti di lavoro si salvano anche con gli investimenti delle imprese. Arriveranno anche grazie al Recovery Fund, ma come andranno spesi esattamente questi soldi? Dobbiamo investire in tecnologie perché è importante rilanciare la ricerca nel nostro territorio e non solo in tutto il paese. Dobbiamo investire in infrastrutture che siano efficienti, soprattutto sui trasporti, che mettano in collegamento tutti i nostri sistemi di trasporto. Ed ora torniamo in centro storico. Si moltiplicano qui le segnalazioni di accattoni che molestano i clienti di bar e ristoranti. Ora un'interpellanza chiede più controlli al sindaco Rucco. Il centro storico assediato da decine di mendicanti che in particolare nel fine settimana disturbano i clienti dei bar e ristoranti della città chiedendo qualche monetina e che in alcuni casi diventano anche molesti fino ad arrivare a veri e propri litigi. Le segnalazioni stanno arrivando quasi quotidianamente da cittadini e anche gestori dei locali. Il fenomeno sembra si sia acutizzato in questi ultimi mesi e sarebbe peggiorato con la chiusura di alcuni centri di accoglienza aperti durante il lockdown e sta interessando anche i parcheggi del centro e dell'ospedale di Via Rodolfi. Da qui la richiesta di potenziare i controlli. E c'è una fortissima presenza di persone che chiedono insistentemente l'elemosina, e questo fenomeno è diventato molto più forte in quest'ultimo periodo e a volte non permette neanche alle persone sedute al bar, nei tavolini qua delle nostre piazze, di parlare tra di loro.
E sul tema del decoro della città, il comune ha deciso di pubblicare un video di un cosiddetto furbetto del rifiuto pizzicato a sbarazzarsi di alcuni sacchi, ovviamente senza differenziarli. Purtroppo molte persone continuano a non rispettare le regole, commenta il sindaco Francesco Rucco. Il mio appello va ai concittadini, potremo avere una città più bella se tutti contribuiamo a mantenerla in ordine e pulita. Furbetti che continuano ad essere scoperti grazie all'autocivetta della polizia locale o grazie ad alcuni dettagli, come racconta l'assessore all'ambiente Siotto. Abbandona una serie di cose, tra cui delle valigie, e sulle valigie c'è l'etichetta con nome e cognome e anche indirizzo, quindi evidentemente era tornato da un viaggio. Chiaramente questa sarà una delle prossime sanzioni. Ed ora ci spostiamo a Maddalene, dove la vicenda del signor Roberto, un signore di 58 anni con la sindrome di Down, sta mobilitando ora l'intera comunità. Roberto è un ragazzo semplice, ama passare il tempo con gli amici, guardare le partite della sua squadra del cuore e girare per le strade del quartiere in sella alla sua bici. Pochi giorni fa, proprio mentre era al bar a leggere il giornale, qualcuno gliel'ha rubata. Vicino al lago io l'avevo messa lì, la mette sempre lì lui. La bici non ha valore economico, ma per Roberto ha un grande valore affettivo. La comunità di Maddalene sa bene quanto è importante per Roberto la sua bici azzurra Liotto, che era appartenuta ai genitori mancati pochi anni fa. È un regalo dei genitori che purtroppo non ci sono più. E Roberto è affezionato a quella bicicletta lì, che ha visto processi di riverniciature per rimodernizzarla un po' ogni volta. Il furto non ha colpito solo Roberto, ma l'intera comunità, che sta dimostrando grande solidarietà. Alcuni hanno proposto una colletta, altri stanno rivistando nei garage alla ricerca di vecchie biciclette. Ieri sera pensavo, così dopo ho parlato con lui, che ho una bici, due a casa che non le uso più perché mia figlia... Però bisogna che sia adatta per salire. Anche numerose associazioni si sono proposte di donare una nuova bici a Roberto e nei prossimi giorni gli verrà consegnata durante una festa tutta per lui. Questa è sicuramente una bella notizia che testimonia la solidarietà di un'intera comunità. Ma Roberto non vuole semplicemente una bici nuova, lui rivuole la sua bici. Per questo i familiari lanciano un appello. L'appello che io e la mia famiglia possiamo fare è... qualcuno dovesse ritrovare o vedere questa bicicletta, magari appoggiata da qualche parte, insomma, di comunicarlo. E torniamo ora a parlare di truffe. Scatta in città la truffa della bolletta con gli sconti Covid. In azione finti agenti di AIM, e ora la Multiutility ricorda alcuni consigli proprio per non cadere nelle trappole. Scatta la truffa della bolletta con la promozione post-Covid. Le segnalazioni sono arrivate in questi giorni ad AIM e parlano di numerosi venditori che, o di persona o telefonicamente, spacciandosi per incaricati della Multiutility vicentina, propongono contratti gas e luce, sbandierando sconti iperbolici con quella che viene chiamata l'occasione post-emergenza virus. In cambio, questi finti agenti chiedono di visionare la bolletta del cliente, in particolare i dati sensibili riportati come il numero del contatore o il codice fiscale. In questo modo, a volte anche senza alcuna firma, perché non è raro sia successivamente falsificata, con i dati forniti il cliente si ritrova con un nuovo fornitore a sua insaputa e ovviamente senza risparmi. Da qui i consigli per evitare queste spiacevoli situazioni. Ricordiamo che i nostri agenti si presenteranno sempre con un tesserino dove sarà ben visibile la loro fotografia, il loro nome e cognome e il numero di matricola. In caso di dubbi potete chiedere un documento d'identità e eventualmente chiamare il nostro numero verde. Altro consiglio utile per evitare truffe o raggiri è quello di ricordarsi che nessun incaricato di AIM è inviato per incassare i soldi delle bollette. È importante ricordare che nessuna forma di riscossione o restituzione di denaro viene effettuata a domicilio. Il cliente è sempre libero di scegliere se aderire o meno alle offerte proposte. Percepivano pensioni di invalidità ma non erano più residenti in Italia, sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza vicentina. Questa e altre notizie nel prossimo servizio.
percepivano pensioni di invalidità erogate dall'INPS ma non erano più residenti in Italia. Le Fiamme Gialle di Vicenza hanno scoperto e denunciato 3 casi di indebita percezione di contributi di indennità, 77.000 euro il totale, condizionati alla effettiva ed abituale residenza in Italia del richiedente. Nei guai sono finiti un indiano, 37enne, irreperibile, una tunisina di 26 anni, trasferitasi all'estero, e un 50enne originario del Bangladesh che aveva percepito per 4 anni indebite pensioni di invalidità fuori della figlia che di fatto era residente all'estero per un totale di circa 37.000 euro. 64enne arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, nel corso di una lunga attività investigativa, hanno perquisito nella tarda serata di ieri l'abitazione di Ivan Mattiello, scoprendo inaspettatamente un vero e proprio deposito di marijuana. I tari hanno rinvenito quasi 400 grammi di erba già essiccata, circa 200 grammi di sostanza stupefacente da essiccare e ancora 17 piante di marijuana. Nell'abitazione inoltre erano presenti un 31enne e un 28enne residenti a Zovencedo e Vicenza, trovati in possesso di hashish e canapa. I carabinieri del NOE di Genova hanno sequestrato un'azienda che produce pannelli fotovoltaici, oltre a moduli e pannelli, in un'altra azienda che si occupa di rifiuti. L'indagine risale al 2019, dopo alcuni controlli sui container di una società vicentina nel porto ligure. Il gruppo, per gli inquirenti, recuperava i pannelli e li dichiarava come rifiuti. Dopo aver corrisposto false dichiarazioni di distribuzione e il contestuale recupero di materiali utili a richiedere al gestore la cauzione, ai pannelli venivano apposte matricole e attestazioni di verifica funzionali e rimessi così in vendita come apparecchiature elettriche usati però nei paesi in via di sviluppo. Ed ora parliamo di sanità. L'ULS Otto Berica ancora una volta all'avanguardia, questa volta nella cura delle più gravi forme di epilessia. All'ospedale di Arzignano il primo intervento in Italia con l'utilizzo del laser. Il risultato è stato che lui effettivamente ha migliorato moltissimo la sua epilessia, ha avuto addirittura un periodo senza crisi. A 6 mesi dall'intervento il primo paziente sta bene. Affetto dall'età di soli 6 mesi, da una grave forma di epilessia, resistente ai farmaci, ha vissuto 50 anni con crisi frequenti e quotidiane che ne limitavano anche la libertà di vita. Fino ad inizio anno, quando l'equipe dell'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'ospedale San Bortolo, mettendo a punto, prima in Italia, una terapia all'avanguardia per curare proprio le forme più gravi di epilessia, è riuscita ad operarlo, permettendogli così ora anche di riprendere la sua attività lavorativa. C'è una parte di popolazione che purtroppo è affetta da questa patologia, che è una patologia cronica, invalidante, particolarmente grave, che non possono essere curati con i farmaci, che oggi la frontiera della chirurgia stereotassica consente di dare maggiori speranze. 15.000 in Veneto i pazienti che non rispondono alla farmacoterapia, 50 quelli trattati dall'ospedale San Bortolo. Di questi solo 8.000 potevano ad oggi sottoporsi ad un intervento, un numero che ora, grazie alla nuova terapia all'avanguardia con il laser, potrebbe aumentare di molto. Questo miglioramento va ad incidere sui pazienti che possono avere non una palliazione, ma possono aspirare a una chirurgia risolutiva o un contenimento che è superiore all'85-90% delle crisi, insomma. Un'incisione di soli 2,6 mm di diametro, attraverso la quale viene inserito un catetere con all'interno il laser, fino a raggiungere la lesione fonte delle crisi epilettiche del paziente. Trasmettere attraverso il raggio laser calore alla zona cerebrale circostante per fare un danno e quindi togliere la funzione a quel nucleo epilettico. Ercole tempo libero. Trekking, sci alpinismo, il running, arrampicata. Sport outdoor e nautici a un livello superiore. Ci spostiamo a Thiene per la cronaca. Cadono calcinacci dal cavalcavia che corre sopra via dell'autostrada e ora l'automobilista, sfiorata proprio dai detriti, lancia l'allarme: strada chiusa per ore.
si staccano alcuni pezzi di cemento dal cavalcavia di via dell'autostrada Atiene, che si trova lungo il raccordo che collega il casello all'ospedale di Sant'Orso. Miracolata, una donna che poco dopo le 14 si è accorta dei detriti che erano caduti sull'asfalto pochi istanti prima del suo passaggio. Ed è stata proprio l'automobilista a lanciare l'allarme al 115, che ha inviato immediatamente sul posto i vigili del fuoco di Schio e Vicenza con un'autoscala. Un crollo che ha interessato alcune malte che si sono staccate dai pannelli posti a protezione della struttura portante del cavalcavia, un incidente probabilmente generato da alcune infiltrazioni d'acqua che possono così aver intaccato e corroso il cemento. Un incidente che poteva di certo avere conseguenze drammatiche nel caso i detriti avessero colpito le auto in transito. I pompieri hanno provveduto alla rimozione delle malte pericolanti ed è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia la viabilità, che è stata riaperta solo dopo le 17.30. Rieccoci in studio, ripartiamo ora dalla storia di Omar, un ragazzo di 20 anni che dopo anni trascorsi all'interno di una baby gang ha deciso ora di cambiare la sua vita. Ma io ringrazio Dio che sono ancora così, perché se non ci fosse state queste cose, il sindaco, le do la mano. Dai, mi raccomando. Mi raccomando, grazie mille sindaco, è un grande. Dai, grazie a te. Arrivederci. Omar ha 20 anni, 2 anni fa è finito in galera per quei fatti violenti avvenuti nell'estate del 2018 a Schio, quando ad infiammare le torri de sere d'estate ci pensavano gruppi di ragazzini e autori di risse sempre più violente. Io ho fatto a botte, se si può dire così, ho fatto a botte in un bar qua a Schio sempre, e per questo motivo io sono finito in galera 2 giorni. Dopodiché sono uscito di galera, ho avuto l'obbligo di firma per 6 mesi in comando dei carabinieri. A 2 anni da quei fatti Omar è cambiato, ha deciso di prendere la strada della legalità, anche grazie alla polizia locale, al sindaco, a chi gli è stato vicino in un percorso di recupero. Ho fatto del male a me stesso e a tanta gente, ma ringrazio la polizia locale per avermi aiutato, e ringrazio i medici, ringrazio tutti quanti, perché siamo un gruppo di persone che mi stanno dietro, c'è un gruppo di persone che mi sta dietro, che gli devo tutto io. Omar oggi è un'altra persona, anche grazie a mamma, papà, che quel figlio unico lo hanno aiutato come hanno potuto, portandolo anche all'estero. Adesso sono contentissima, sì, e lo voglio tanto bene, il bene dell'anima, più mio figlio, l'unico figlio che ho. L'unico figlio. Sì, non è facile per me, non è stato facile, non è stato facile. Omar oggi si rivolge ai ragazzi come lui, a chi preferisce la violenza e l'illegalità, si rivolge ai suoi coetanei, ai ragazzi difficili, proprio come lo è stato lui fino a poco tempo fa. Io mi sono lavorato prima cosa in me stesso, ho pensato al mio futuro, al mio presente prima e poi al mio futuro. Seconda cosa, ho trovato un lavoretto così da fare e ho lavorato per la prima volta in vita mia e mi è piaciuto tantissimo, perché è un'esperienza alla fine, se non sbaglio. E quel lavoro lì mi ha fatto capire che i soldi non sono tutto. Tu puoi avere soldi, puoi avere quello che vuoi, ma se non sei felice tu, non puoi essere felice, capito? Torniamo a parlare del violentissimo maltempo che si è verificato nel pomeriggio di martedì a Schio. Oggi il Comune ha inoltrato la richiesta per il riconoscimento dello stato di crisi per calamità naturale. L'obiettivo è ottenere fondi per ripristinare quanto è stato danneggiato. Se verrà concesso lo stato di crisi, anche i privati cittadini potranno infatti ricevere un risarcimento per i danni subiti. In 40 minuti sono caduti dai 34 ai 50 mm di pioggia. Già spiega il sindaco Walter Orsi. Tra danneggiamenti alle coperture degli edifici, schianti di alberature, allagamenti di strutture, la stima dei danni è di circa 1 milione di euro. Stanchi di portare pesanti bottiglie di plastica? SodaStream trasforma l'acqua di rubinetto in deliziosa acqua frizzante. Da Chemello Service, via Birondi sotto 29, a Vicenza. Rette meno care per la scuola di infanzia di Muzzolone, il comune di Cornedo stanzia oltre 50.000 euro. A Cornedo il comune ha creato un fondo a sostegno delle rette scolastiche, un aiuto economico diretto alle famiglie che a causa del Covid non hanno potuto usufruire della scuola d'infanzia statale di Muzzolone, frequentata da 46 bambini, e dall'asilo nido frequentato da 33 bambini.
52.000 euro i soldi a disposizione che, ripartiti tra le famiglie, permettono di abbattere di un terzo ogni retta. Questo è stato possibile con una variazione di bilancio stanziando 52.000 euro che andranno a coprire le minori entrate relative alla riduzione delle rette scolastiche. Quella della riduzione delle rette scolastiche è una delle tante misure che il Comune di Corneto Vicentino sta adottando per far fronte alle difficoltà scatenate dall'emergenza Covid. Riduzioni che il Comune in questi giorni sta già comunicando alle famiglie con una lettera. Energia Più è la congiunzione fra i grandi produttori di energia e il cliente finale, capace di garantire qualità operativa al miglior prezzo. www.energiapiuattiva.it. Lavori in corso invece alla scuola media Foscolo di Arcugnano. Gli studenti inizieranno il nuovo anno scolastico alla secondaria Scamozzi di Vicenza. Calcinacci, buche, ruspe. Questo resta della scuola media di Arcugnano, demolita per far spazio a un nuovo edificio scolastico. Per il sindaco Paolo Pellizzari era necessario offrire agli studenti una scuola più sicura, più moderna e Covid-free. Anziché il vecchio sistema di riscaldamento a termosifoni che creava quelle condense di umidità, soprattutto nei mesi invernali, qui abbiamo scelto il sistema di riscaldamento, raffrescamento a ricambio d'aria. Stiamo costruendo il futuro dei nostri ragazzi. Le classi seconde e terze inizieranno il nuovo anno scolastico alla Scamozzi di Vicenza, mentre le prime verranno ospitate in una struttura comunale. Contiamo di concluderla per febbraio 2022. E siamo sicuri di farcela perché la tecnologia Xlam è una tecnologia di costruzione molto ecologica ma anche molto veloce. Per gli studenti che dovranno seguire le lezioni a Vicenza verrà messo a disposizione il servizio di trasporto scolastico. Ci stiamo organizzando in modo da minimizzare i disagi e andare incontro alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie. Nonostante l'emergenza sanitaria sia ancora in corso e non vi sia certezza che in provincia ci siano aule sufficienti per tutti gli studenti, non è stato possibile rimandare i lavori di costruzione. Prima del Covid avevamo già fatto i contratti con la ditta, perciò eravamo vincolati. In ogni caso il finanziamento decade se non rispettiamo i tempi di consegna, o cioè di ultimazione del cantiere. Per cui per noi 3 milioni di euro sono una cifra enorme. Il nostro comune può investire 300.000 euro l'anno. Capite che aver ottenuto 3 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto è stata una cosa eccezionale. Ed ora ci colleghiamo con il giornale di Vicenza per le anticipazioni. Il titolo principale del nostro giornale è dedicato ai fondi statali che arrivano ai comuni del Vicentino per arginare le mancate entrate causa Covid. Solo Vicenza riceverà da sola 5 milioni di euro. In primo piano i nuovi contagi nel Vicentino, tutti dovuti a persone di rientro dai paesi dell'est. Situazione scuole, l'assessore Cristina Toglio lancia un allarme. L'attuale protocollo di prevenzione dice rischia di paralizzare le lezioni a settembre. In molti denunciano il quotidiano ingorgo alla motorizzazione e la scelta di dover andare fuori sede per sostenere l'esame della patente. La storia poi di una ricercatrice di due ville premiata in Nuova Zelanda per una ricerca sui terremoti. Strano episodio a Camisano, qualcuno di notte ha versato della benzina sulle radici di diversi platani. Valdagno dice stop in tutto il territorio comunale ai camper dei nomadi. Intanto per lo sport, Van de Putte ha firmato, sarà biancorosso fino al 2023. Il giornale di Vicenza. Vi aspetto in edicola. E anche per questa sera è tutto, io vi lascio ora agli scatti della vostra estate. Buona serata, arrivederci. Quinta, assemblaggi, saldature e rifiniture offre nuovi servizi. Verniciatura a liquido e a polveri. Il partner ideale per completare le tue lavorazioni. A Cavazzale. La festa con te tutta la
non tramonta mai il sole. C'è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa. C'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere. Ho scordato tutto tranne che eravamo insieme. La musica, la playa, l'estate, la festa. Il 24 e 25 luglio prenota l'appuntamento in Cassa Rurale Artigiana di Brendola per il tuo mutuo casa, mutuo summer. Un'offerta speciale valida tutta l'estate. Vai su crabrendola.it.